Salve a tutti operatori e bentornati sulla Rainbow Six Italian Community. A parlarvi è il solito Mute. Ho un po' di news interessanti per voi, ma premetto che mentre registro questo video sono le 23:30 di giovedì, mentre voi lo state vedendo di venerdì. Qualcosa potrebbe essere leggermente cambiato in queste ore e potremmo aver scoperto altre notizie succulente. In tal caso potete trovare tutti gli aggiornamenti sul nostro profilo Instagram. Il link è in descrizione. Dunque, per prima cosa, la Ubisoft ha cambiato idea. Mi riferisco alla scorsa patch note dei TTS, in cui si parlava del grosso nerf a Clash e di altre modifiche. A quanto pare il team di sviluppo ha avuto una certa urgenza nel dover testare una nuova patch sui server tecnici per PC, che dovremmo vedere addirittura la prossima settimana nel gioco finale, ma di cui ancora non si conosce né la data né lo scopo. O meglio, forse lo scopo si sospetta. Potrebbero essere i contenuti di Halloween leakati qualche settimana fa. In tal caso vi terrò comunque aggiornati appena avremo notizie ufficiali. Per poter provare alcuni aspetti di questa patch però la Ubisoft ha dovuto rimandare i buff e i nerf già ampiamente testati, tra cui il leggero miglioramento del rinculo dell'SMG11, il depotenziamento all'LMG di Maestro e le tre modifiche a Clash di cui vi ho già parlato nel video precedente. Questi ultimi cambiamenti li vedremo quindi solo verso la fine del mese. Andiamo avanti, questa settimana ci sono stati numerosi problemi ai server, ve ne sarete accorti, molti dei quali causati da un attacco DDoS. La Ubisoft, per scusarsi e per ringraziarci per la pazienza dimostrata, attiverà un evento bonus fama del 50% su tutte le piattaforme. Durante l'evento, che avrà inizio automaticamente, vuol dire che non dovete riscattare o ricevere nulla di particolare in gioco, sabato 13 alle ore 18:01 per poi terminare domenica 14 alla stessa ora, portando a termine un match riceverete il 50% di fama in più. Il bonus dura esattamente 24 ore, sapete benissimo cosa fare, nerdiamo di brutto. Infine i pack Twitch Prime di ottobre sono finalmente disponibili, ce l'avete chiesto in tantissimi. Sono stati rimandati di qualche giorno rispetto alla data iniziale, ma ora, se siete ancora utenti Prime, dovreste trovarli direttamente nel gioco, pronti ad essere spacchettati. Io l'ho fatto poco fa nelle stories di Instagram e beh, chi ci segue anche lì sa bene che ho fatto un po' di casino. Dirò solamente fulmine. Ci siamo capiti. Se siete curiosi, il link è sempre in descrizione. Non dimenticate di lasciare un bel pollicione in su per questo video e noi, come al solito, ci vediamo alla prossima. Talk back to you. Say you like that.